Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Termina l'eccezionale ondata di caldo per questo periodo su tutta la nostra penisola grazie a un radicale cambio di circolazione sul comparto europeo. L'alta pressione, il promontorio nordafricano che da più giorni ha interessato tutta la nostra penisola come la nostra regione, verrà demolito nelle prossime ore dalla discesa di una saccatura colma di aria fredda di origine nordatlantica. L'anticiclone subtropicale in quota migrerà verso il nord Atlantico e con esso al suolo un campo di alta pressione si disporrà dall'entroterra nordafricano passando per l'ovest della penisola iberica fin quasi sulla Groenlandia, facendo così da scivolo alla depressione nord europea verso sud, depressione che nella giornata di martedì 16 aprile andrà in fase, si unirà con un'altra depressione in risalita dall'entroterra nordafricano verso le nostre regioni meridionali. Dunque avremo una prima fase di tempo instabile tra martedì e mercoledì con una diminuzione delle temperature che sarà marcata, come vedremo, nella giornata di mercoledì 17 aprile. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da martedì 16 aprile, sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza a maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio, segnatamente sul settore centro-meridionale della regione, dove proprio tra il pomeriggio e la serata saranno possibili anche rovesci localmente a carattere di temporale. Le temperature tenderanno a diminuire in modo sensibile tra il pomeriggio e la serata, ma saranno ancora al di sopra della media del periodo, anche se lievemente. La ventilazione si disporrà da sud-ovest e il mare da mosso a molto mosso. Per la giornata di mercoledì 17 aprile avremo condizioni di tempo instabile con frequenti precipitazioni, anche se saranno intervallate da schiarite, precipitazioni che localmente potrebbero assumere carattere di rovescio. Le temperature in sensibile diminuzione per l'apporto continuo di aria fresca in quota da nord, con ventilazione tra debole e moderata da nord-est. Per quanto riguarda il mare, ancora mosso. Nelle giornate successive avremo una complicazione, poiché l'aria fredda avrà origine artiche, dunque andrà ad approfondirsi sulle nostre regioni meridionali un vortice in quota colmo di aria fresca e questo determinerà un'intensificazione delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, segnatamente tra giovedì e venerdì. E in questo frangente, specie nella giornata di venerdì, potrebbero verificarsi anche nevicate di debole e moderata intensità sull'Appennino a quote variabili tra i 1400 e 1600 metri. Dunque avremo, diciamo, un ritorno a condizioni simili invernali, anche se temporaneamente. Le temperature registreranno una ulteriore diminuzione, portandosi su valori fino a 3-4 gradi centigradi al di sotto della media del periodo. Dunque si passerà dai 8-10 gradi centigradi in più rispetto alla media del periodo a 3-4 gradi centigradi al di sotto. Quindi tra domani martedì e venerdì potremmo assistere a una diminuzione termica nell'ordine dei 13-14 gradi centigradi. Bene, per maggiori dettagli vi invito come sempre a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.